Juvestabia Teramo inizio ore 17.30. La crisi di risultati è evidente. Due sconfitte di fila contro Casertana fuori e potenza al Bonolis. Prima volta in questa stagione. Appena 11 punti, un solo successo nelle ultime 14 partite. Troppi gol subiti, 5 negli ultimi 180 minuti. In sintesi il momento più difficile della stagione del Teramo. Paci non si cura delle critiche e chiede alla squadra una reazione decisa e convincente io non la vedo così come la volete far vedere voi così grave non la vedo così brutta così buia è un momento in cui non abbiamo vinto due partite però se penso a come eravamo partiti secondo me stiamo andando eh, oltre le aspettative perché ricordo i primi giorni qua come erano e quindi non la vedo buia come la vedete voi abbiamo perso e quindi dobbiamo tirarci fuori da questo momento Dobbiamo stare in silenzio noi come squadra, è giusto che voi criticate, è giusto che noi stiamo in silenzio e cerchiamo di mettere a posto le cose. E spero di vedere una reazione caratteriale, spero di vedere il fuoco, spero di vedere eh, incendiare i polmoni a fine partita che non ne hanno più, spero che, di vedere i giocatori dar tutto. Indisponibili L'Asic, Minelli, Mungo, Birligea e Di Matteo. La probabile formazione 4-2-3-1. Lewandowski Tre Pali, Vittorini, Diachite, Piacentini e Tentardini in difesa. Vittorini e Piacentini al rientro dalle rispettive squalifiche. Arrigoni e Santoro nel cuore del reparto nevralgico. Ilari e Costa Ferreira sulle fasce Bombaggi a ridosso di Pinzauti. Juve Stabia ottava in classifica, a quota 33 insieme con Palermo e Casertana. Una lunghezza in meno del Teramo. In casa 20 punti per la squadra di Pasquale e Padalino. Con 5 K.O. contro Monopoli, Palermo, Casertana, Ternana e Avellino. Il probabile 11. Sistema di gioco 3-4-1-2. Russo tre pali. Moulet, Trest, ex Lanciano e Esposito nel cuore della difesa. Garattoni e Scacca Barozzi esterni di centrocampo. L'ex Pescara Berardocco e Vallocchia, tandem di Mediani. Fantacci tra le linee, alle spalle di Marotta, esperto attaccante... Prelevato a gennaio dalla Vicenza è Gennaro Borrelli, classe 2000, in prestito dal Pescara voluto a Castellammare di Stabia dall'ex DS del Delfino Peppino Pavone. Giochiamo contro una squadra, secondo me, organizzata e ben allenata, che rispetto all'andata ha cambiato il modulo, ma soprattutto ha cambiato molti interpreti. Forse 4-5 giocatori rispetto all'andata. Ma l'interpretazione della gara è la stessa. È una squadra che giocherà, è una squadra di possesso. Che, che vuole tenere la palla, che vuole controllare il gioco, eh, è una squadra forte. E sarà una bella partita, difficile, ma sarà anche difficile per loro, di questo ne sono convinto.